Nuova storia del blog Una mamma per reporter. Sono orgogliosa questa sera di avere nostra ospite Maria Rita Parsi, una donna veramente vulcanica. Non ci mettiamo a presentarla perché sappiamo che a lei non piace, però c'è tantissimo da dire. Partiamo dai ricordi dell'infanzia. Da dove nasce la passione per questo percorso che l'ha spinta a diventare quella che è? Tantissime cose in una donna sola. Io credo che la spinta fondamentale è che era una bambina particolare, una bambina difficile, che faceva un sacco di cose così belle, ma al contempo anche un po' o rischiose o tristi. Quindi era una bambina che l'infanzia se l'è guadagnata e lottata duramente. E poi piano piano crescendo, diventando un adolescente, ha presentato il conto di quell'infanzia difficile e quindi ha cominciato a pensare, a sognare, a elaborare, ad arrabbiarsi. A teatrare, io ho fatto tanto teatro quando ero ragazzina, già da adolescente, 18-20 anni, facevo teatro, poi cantavo in un gruppo che si chiamava Folk 5 e andavamo per tutte le feste, a quel tempo anche le feste dell'Unità, e cantavamo, e c'erano gruppi bellissimi come Giovanna Marini, e facevamo ricerca popolare, folk, e poi da questa passione antropologica, perché per me l'antropologia è la base della vita, passione per la storia delle religioni, passione per la filosofia, per la sociologia, che è stata proprio per la pedagogia, cioè mi piaceva insegnare. Cioè, io ho sempre avuto un sacco di problemi con la scuola, con dei momenti di bellissima emozione, cioè con degli incontri con insegnanti veramente formidabili, la maestra Collalti, la maestra Sghirru, la professoressa Sghirru, mi ricordo ancora questi cognomi. Non mi ricordo, si chiamava Elvira Schirro in seconda media. E poi veramente Suor Angela quando stavo alle superiori, che era professoressa di filosofia. Cioè, per me la scuola è stato un momento importante. Cioè, io non studiavo, ascoltavo molto, scrivevo parecchio, leggevo tanto, studiavo poco, quasi niente, matematica zero. E però questa passione per insegnare, per raccontare, mi è nata proprio da quando ero piccolina. Mi piaceva scrivere. Quando ho scoperto quanto era bello leggere e scrivere, da una leggera dislessia che avevo, allora nemmeno si chiamava dislessia, quando ho capito che meraviglia era leggere, quando ho capito l'ingranaggio del leggere e quello dello scrivere, per me sono diventate due momenti di vittoria, di riuscita, perché avevo superato una difficoltà. E quindi leggere e scrivere è diventata la mia passione, e anche i problemi di comunicazione, le relazioni, le sofferenze che potevano avere i bambini sono diventate delle cose che mi interessavano molto. E così l'amore poi ho fatto psicoterapia personale, perché ci vogliono anni per formarsi, ho cominciato a fare scuole di formazione. In Italia, ai miei tempi, quando io ho cominciato, non c'era nemmeno la facoltà di psicologia. Poi è diventata una laurea. E quindi tante cose, tante esperienze che fanno le colleghe e i colleghi di oggi sono legate proprio al mondo, alla preparazione ad aprire questa realtà dello studio della psicologia che abbiamo fatto noi, con tutte le nostre esperienze, con tutte le nostre ricerche e fatiche. La dislessia, dicevamo, non si sapeva ancora molto di questa malattia, è stato quasi uno scoglio da superare che le ha dato la forza per andare avanti, per cercare di avere più riscontro, per cercare quasi di superare questa difficoltà. E dopo un altro amore, oltre alla lettura, quello per i bambini. Lei dice sempre: portateli ai miei incontri, portateli ai miei convegni perché è bello sentire le loro risate, i loro pianti, non creano rumore, fastidio. Anzi, al contrario. Poi di solito i bambini, se sono ben accolti, non piangono. I bambini stanno con gli adulti, stanno sereni anche. Più grande l'accoglienza, più calmo e positivo. Cioè, io credo che i bambini siano quelli che mettono in scena le tensioni del mondo degli adulti. Oltre che le tensioni, anche la gioia, anche. E credo che, dico sempre, di portarli ai convegni, ai dibattiti, alle presentazioni di libri, alle lezioni, perché fanno energia, fanno allegria, fanno gioia di vivere, fanno cartina di tornasole dei nostri problemi e delle nostre soluzioni. E io direi che per me è stato sempre molto importante l'insegnamento. Vuoi per il tanto rilievo che mio padre dava alla scuola, enorme,
Vuoi perché il discorso è stato diventare da allieva in difficoltà o piccola, insegnante, per fare un lavoro con gli altri bambini, con la parte bambina di me e con gli altri bambini intorno e non dare voti. Anzi, io colgo l'occasione per dire che i voti non si danno. Se qualche adulto se li vuole dare, affari suoi, ma ai bambini i voti non si danno. Si danno le idee, si danno i cambiamenti, si danno la ripetizione di un esercizio se non funziona, si danno le spiegazioni, si dà il teatro, l'energia, ma non si danno i voti. I Lei si è bambini. occupata anche, oltre di questo percorso dei voti, della valorizzazione delle proprie attitudini, anche di infanzia violata, quindi della tutela dell'infanzia, raccogliendo tante storie, cercando di tutelare questi piccoli bambini nel mondo, abusati. Sì, ma io ho fatto un'esperienza quadriennale, finita adesso, finita da poco, che ancora perdura dovendo andare, dovendo con la Commissione ONU dei diritti dei bambini. Io sono stata l'unico membro italiano della Commissione ONU per i diritti dei bambini per 4 lunghi anni, dove ogni 3 mesi c'era un mese per andare a vedere che succedeva. In questi 196 paesi che hanno aderito alla Convenzione ONU dei diritti dei bambini e che riconoscono che i bambini sono persone portatori, portatrici, portatori di diritti, non sono appendici della famiglia e che l'infanzia è la parte più importante della vita di una persona perché sono le fondamenta dell'adulto che diventerà. E io credo che quello che bisogna fare è proprio cambiare, fare sin dall'infanzia, intanto fare formazione per i genitori e gli insegnanti e oggi per gli operatori del virtuale, perché il mondo, ahimè, è molto incastrato con quello virtuale, molto, drammaticamente sì. E poi io credo che quello che è importante fare è dare forza, dare energia formidabile alla famiglia, prima agenzia educativa e alla scuola. Quindi far sì che gli insegnanti abbiano sempre più possibilità di formarsi, di informarsi, che divengano sempre più delle persone capaci di passare messaggi, strumenti, metodologie e di educare perché si sono educati e perché sanno come rapportarsi ai bambini. È di fondamentale importanza. Lei ha parlato di tante storie nei suoi libri. C'è una storia che le è rimasta nel cuore, magari una delle prime del suo percorso di psicoterapeuta. Ma veramente mi sono rimaste molte storie nel cuore, tant'è vero che con una delle mie allieve collaboratrici, che è una psicologa, anche una psicopedagogista che si chiama Lucrezia Lerro, stiamo mettendo a fuoco un libro che si intitola Ho una casa piena di squali. E sono le parole di un bambino, metteremo storie di bambini diversi, particolari, difficili. Storie forti di famiglia, perché il bambino è l'espressione bambino o bambina della sua famiglia. E questo bambino di cui parliamo in una casa che dà il titolo al libro, è un bambino al quale quando abbiamo domandato: ma perché sei così arrabbiato quando stai a casa? Perché picchi sempre contro le porte, le butti giù le cose? T'arrabbi, fai scherzi cattivi, perché? E lui ha risposto: perché ho una casa piena di squali. E noi abbiamo capito senza possibilità di sbagliarci che gli squali erano le persone della casa, vedi la madre, vedi il padre, vedi la nonna, vedi la tata, eccetera, che non intanto che costringevano questo bambino e la sua sorellina a violenza assistita perché il padre aggrediva la madre, perché si picchiavano, perché avevano delle. E poi senza nessuna difesa, perché comunque la nonna invecchiava ed era l'unico punto di riferimento. Cioè c'era un quadro che faceva dire a questo bambino, come il titolo, Ho una casa piena di squali. State, domandate sempre ai bambini perché, per come, indagate sempre su che cosa fanno e come lo vogliono fare. Non fermatevi alla superficie, perché i bambini hanno tante cose da dire e le tirano fuori solo quando si sentono in fiducia, quando non si sentono minacciati, quando non si sentono giudicati. Ecco. Lei crede molto nei bambini, che cerca sempre di valorizzare, di supportare, ma anche nei giovani. Allora, in un momento
così drammatico per quanto concerne anche l'occupazione, ma anche le possibilità, l'investimento mancano e lo sentiamo sulla nostra pelle noi giovani, i formatori, mancano le persone che investono in un'idea, investono soprattutto dicendo continua così oppure ti permetto un'opportunità, che non significa una raccomandazione, significa metterti alla prova. Qual è il suo messaggio? È lo stesso, nel senso che in questo momento i giovani sono in grandissima solitudine, sono anche confusi, sono anche ammaliati perché non è una so è una società, sono in una società di benessere, di consumo, ancora una società che da 70 anni non ha guerre, che ha visto emancipazione e liberazione delle donne avanzare sempre di più, che è una nazione di una bellezza e di una ricchezza culturale formidabile, per cui a quello si può anche fare riferimento quando si vogliono cambiare le cose. Io dico che a questi giovani bisogna dare tanto, dare tutto, parlare con loro, riflettere insieme, bisogna metterci in una condizione di, passando per la scuola, che ogni scuola, le 41.000 scuole, italiane, non dico tutte 41.000, ma perlomeno 40.000, meno una. Devono essere attrezzate come centri culturali polivalenti, devono essere aperte al territorio dalla mattina alla sera, devono contenere laboratori di mondo virtuale, di internet, di musica, di poesia, devono avere laboratori continui, formazione costante il pomeriggio, devono essere aperte con un ricambio di insegnanti che permetterebbe veramente di risolvere i problemi di molti di loro. Ci dovrebbe essere attenzione, servizi speciali, laboratori, di mondo virtuale. Ci dovrebbero essere, tante occasioni di incontro e di mediazione, perché le società che stanno avanzando, che entrano anche attraverso gli sbarchi, eccetera, ma poi in generale che si vanno formando, sono milieu, cioè sono un insieme di culture, che se non trovano mediatori, se non trovano la possibilità di dialogo, diventano veramente terribili per chi ci sta in mezzo, diventano società esplosive. Ecco, basterebbe fare una bella storia delle banlieue parigine e dire proprio come loro non sono stati in grado di prevedere la presenza di tanti terroristi nei quartieri, l'arrondissement, della città di Parigi. Parigi già nel 78, quando io mi recai lì perché stavo finendo lo scarico, che era uno dei miei primi libri, il secondo per verità, e mi ricordo che chiesi di andare, in periferia, di andare a visitare un quartiere, e appena ho pronunciato il nome del quartiere, oh, madame, se ne fa possibile, non è possibile, non si entra lì, già non c'entravano. Quindi, un governo che non si rende conto che un tassista di Parigi, quando gli dicono di portare, con un bel viaggio, una bella cifra, una persona in uno di questi quartieri, dice grazie, non entro. Quindi vuol dire che il rapporto con questi ambienti è un rapporto di trascuratezza, è un rapporto in cui non si è investito, in cui non si capisce, l'importanza e la profondità di questa operazione, che permetterebbe veramente di rianimare culturalmente e anche emotivamente, Parigi, la Francia in genere. Ecco, io direi che io sono per questa integrazione tra culture, società, rapporti. Sono molto del parere che si riesce conoscendosi, dialogando, cioè si riesce a fare qualcosa insieme. Io ci credo proprio, ci credo e penso che noi, grazie anche a queste cose, che stiamo facendo insieme, mandiamo un messaggio proprio, Certo. di collaborazione tra donne, di coinvolgimento di uomini di buona volontà, insomma. Crederci poi trasmette già qualcosa. Penso che quando Assolutamente. ami qualcosa si sente, arriva. E cosa Assolutamente. si porta di questa serata a San Daniele? Del Friuli Venezia Giulia, cosa l'ha colpita per quello che ha visto? Allora, intanto mi piace moltissimo del Friuli Venezia Giulia, mi piacciono i colori, mi piacciono i fiori, mi piacciono la gestione dei piccoli centri che sono dei salotti, veramente, e mi piace il clima, dove le cose che
questi posti hanno, vengono valorizzati al massimo. E non si parla sempre di Roma o Firenze o Venezia, ma si parla di tanti piccoli centri che funzionano benissimo e che hanno parecchia strada da fare in maniera intelligente. Cioè lo penso, penso proprio che si può, ecco, penso Di che si può. tornare a trovarci. San Daniele mi è piaciuto moltissimo, abbiamo dialogato molto bene, le persone sono state affettuose, care, non È stata finivano una mai di bella parlare. serata. Sì, molto, molto e vi ringrazio tutti, vi ringrazio veramente. Il prosciutto poi, meraviglioso. Ultima domanda che è il filo conduttore del mio blog, Una mamma per reporter. Cos'è per lei, Maria Rita, l'entusiasmo? Tutto. Io tante volte dico che si possono fare tante cose, anche bene, ma se tu non dai vita, come fanno le mamme quando mettono al mondo i bambini, non dai vita con la tua vita a questa energia, non esce fuori niente. Quindi direi che, guarda, l'entusiasmo è una possibilità vera di manifestare a favore degli altri, oltre che di se stessi, tutta l'energia che abbiamo dentro e di canalizzarla, perché noi siamo pieni di energie, anche quando sembriamo perduti, vampirizzati, e quelle energie, se vengono riattivate, canalizzate, soprattutto io vedo che qui si può fare qualunque cosa, siamo sovrappiù, allora, diventano delle possibilità, cioè una persona che ha sentito tanto dolore, tanto male, che si è trovata tanto disagio, se riprende e ce la fa, è molto più disponibile, aperto, capace di una persona che magari si sente bene, non ha mai fatto una verifica della propria psiche. A proposito, lo dico subito, bisogna dire alle mamme che la salute mentale delle mamme è fondamentale, loro devono Certamente. star bene mentalmente e fisicamente. E poi che in prospettiva si possono ripensare tante cose, però forse questo è il momento in cui permettere che emergano contraddizioni e sofferenze per vedere se si possono modificare e agire differentemente. In chiusura di intervista ricordiamo che è un'uscita il suo prossimo libro. Vero. Il mio prossimo libro si chiama Se non ti amo più. Se non ti amo più, e il sottotitolo è Quando lasciarsi bene diventa una risorsa anche per i figli. Contiene il brainstorming di come ci si separa correttamente. E poi le regole da non tradire mai. Il rapporto con la madre, come è fatto il rapporto col padre. Questo in generale rispetto a quello che si sta facendo. Grazie Maria Rita, Poi una donna piena di carica e grazie a tutti coloro che seguono sempre le nostre storie. Alla prossima qui sul blog Una Mamma per Reporter.